ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco ed oggi sono qua per un video che vi era piaciuto tantissimo e ho deciso di rifarlo. In uno dei miei precedenti video, infatti, avevo fatto la reaction ai segreti di In Segreto che riguardavano me, perché sono ovviamente un megalomane. Secondo voi cosa scrivo su Google la maggior parte delle volte? Come farsi una vita? Come diventare ricchi senza fare niente? No. Il mio nome. Quindi anche oggi, siccome vi era piaciuto tantissimo questo video, ho deciso di rifarlo, vedere cosa la gente ha deciso di scrivere su In Segreto, che se non lo sapete è un sito dove la gente scrive i propri segreti per non si sa quale motivo. Non lo so, non lo so, io non giudico, però ovviamente entro immediatamente nel sito di In Segreto e qua già ci si diverte. E vai, quanta gente strana. Donna di 19 anni, chi come me pensava che il sole di Teletubbies fosse un maschio? Chi come me non gliene fregava veramente niente? Uomo di 21 anni, oggi donazione di sangue. Ma chi se ne frega? Ma questo qua è In Segreto o chi se ne frega Eto? Una cosa che la gente dovrebbe fare normalmente, tipo, no? Ragazza di 16 anni, ho fatto l'esame teorico di guida stamattina ed ero insieme ad altre due ragazze della mia scuola guida. Per far loro una sorpresa, entrambi i fidanzati si sono presentati prima dell'esame. Io ero sola come un cane perché sono single dall'era dei tempi. Bitch, siamo in due. E comunque mi hanno bocciata. No, mi dispiace. Prima di iniziare voglio dire a tutti quanti che ho questa nuova idea per una nuova serie di video, ossia io che leggo i vostri segreti. Giù in info box vi ho messo un link per un modulo Google. Lì potrete andare a inserire i vostri segreti più esclusivi, quelli che non avete mai voluto dire a nessuno. Più sono dettagliati, più sono esperienze particolari e imbarazzanti, più ci sarà la possibilità che andranno a finire in un mio prossimo video. Ovviamente resterete completamente anonimi e non vedo l'ora di leggere un po' di dramma vostro. Non stanno ancora parlando di me, quindi ora cerco il mio nome. Ragazza di 17 anni. Questa notte ho sognato che Gianmarco Zagatto pubblicava un video su YouTube in cui era completamente nudo, facendo vedere tutto, iniziando a saltellare in giro. Non è monetizzabile, quindi non lo farei mai. E te, a 17 anni, mi fai paura, tesoro? Vediamo i commenti. Zagato ha rotto. Ma come ti permetti? Chi sei? Lily Evans. Ma vai a quel paesello, lello, 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 là. Donna di 19 anni. Questa notte ho sognato che ero una youtuber famosa e Gianmarco Zagato mi aveva chiesto di andare a casa sua per fare un video assieme. Vado a casa sua e ci prepariamo per il video. Gian mi faceva ridere ogni secondo. LOL. E facciamo il video sugli snack giapponesi. Abbiamo vomitato tutto il tempo. E quando stavo per abbracciarlo, ci stavo salutando, mi sveglio per colpa della sveglia. Sto male. Ma sto male perché la roba faccia vomitare. Ragazza di 17 anni. Giorni fa ho sognato di essere a casa di Gianmarco Zagato, aprire la porta e vedere lui. Facevo un video e spaventatissimo guardava verso di me. Poi mi sono resa conto di essere un fantasma. Gli ho rotto il telefono, la TV, ho aperto porte e finestre e armadi e in cucina ho trovato la droga. Lui tutto spaventato se n'è andato a fuori. Bitch, è più facile che la droga in cucina la troviamo a casa tua, eh. Tre commenti. Altro che acidi. Che ci credete o no, mi sono rotta l'imene mentre guardavo un video di Gianmarco Zagato. E non scherzo. Ragazza di 16 anni, una volta ho visto per strada Gianmarco Zagato e mi vergognavo di salutarlo. Alla fine mia mamma mi ha trascinato da lui, poi mi ha detto vieni con me. E mi ha abbracciato, abbiamo fatto un giretto e poi è andato. Questa te la sei sognata, sei come quell'altra là che trova la droga a casa mia. La droga l'avete trovata insieme e poi ve la siete fatta tutta quanta. Male malino. Ragazza di 16 anni, non potete capire quanto adoro Gianmarco Zagato. È il mio idolo fin dal primo video. Desidero vederlo e avere il suo libro e la sua felpa, ma i miei non hanno abbastanza soldi per permetterselo. Lo vorrei abbracciare e dirgli che mi tira sempre sul morale. Grazie. Sapete cosa facciamo? Tra tutti quanti i commenti di questo video, se sceglierò 4 commenti e a 4 commenti regalerò il mio libro. Ok raga, commentate, non c'è limite, non c'è niente, basta che siete iscritti al mio canale. Donna di 20 anni, sono fidanzata da 5 anni. Da un anno o forse anche più ho iniziato a seguire Gianmarco Zagato su YouTube. Indubbiamente un bel ragazzo, grazie. Sono andata al suo firmacopie e quando l'ho visto è scattato qualcosa dentro di me. Molto probabilmente sarà stata l'emozione di vederlo dal vivo, ma boh, mi sento davvero strano. Oh mio Dio, vuoi vedere che adesso rovino coppie anche? Sono tipo uno spaccafamiglie. Uomo di 33 anni, mi ha chiesto Gianmarco Zagato. Io conosco solo la Zagato Carrozzeria che fa vetture e capolavori. 25 commenti. Uno youtuber che fa cose paranormali e abbastanza trash. Che colpo di scena. Donna di 23 anni, Gianmarco Zagato, Guigia e 12 rintocchi. Che ne pensate, ne vale la pena? Non so, non l'ho letto, però mi intriga. E niente, ansietta. Neanche se mi pagano. No, raga, non è
male? Se l'avete letto, fatemelo sapere giù nei commenti. Uomo di 18 anni, ma Gianmarco Zagato e Golden Jumpy non si fanno qualche esame di coscienza prima di diffondere tutte quelle stronzate? Me lo chiedo anche io, specialmente quando copio i miei titoli. Però io non mi faccio esami di coscienza, cioè anche perché non lo supererei. Ma quanto avete rotto i cosiddetti con sto Gianmarco Zagato? Ma chi ca è? Ma chi se lo ca ha? Mai sentito nominare prima e da due giorni il segreto è pieno di roba su di lui. Che nervi! Uomo di 24 anni, io adoro Gianmarco Zagato e alcuni dei miei compagni di scuola mi dicevano che da piccolo sembravo proprio lui. Anch'io vorrei essere come lui, sia esteticamente che nell'interno, così potrei piacere ancora di più alle belle signore. Ma io non riesco e non riuscirò mai a capire come fa ad essere così simpatico. Mai, mai, mai. Io punterei verso qualcun altro, cioè aspirare a me è tipo puntare in basso, onestamente. Cioè, bisogna aspirare al top, non alla sottomedia. Però grazie, lo prendo come un complimento. Però leggiamo i commenti. Ma vai a fare in culo con lui. E un altro scritto grazie. Ok, grazie. Penso che Gianmarco Zagato, nonostante tutte le critiche che riceve, sia una persona gentile e bella sia interiormente che sia esteriormente. Ha un cuore d'oro e ci tiene tantissimo i suoi fan. Per le persone che lo insultano, se non vi piacciono guardate i suoi video, semplice no, sprecate solo tempo ad insultarlo, si vede che avete una vita triste. Gianmarco Zagato parte 6600... A quanto pare è pieno di segreti, cioè vuol dire che per un periodo ci sono stati tantissimi segreti su di me? Sono un masochista, ho guardato tutta la notte i video horror di Gianmarco Zagato. Ma perché ti facevano schifo? Ho sognato di fare Zic e Zac con Gianmarco Zagato mentre ci facevamo le maschere per il viso 24 carati. Poi un fantasma è entrato in camera e abbiamo invitato anche lui. Ah, dimenticavo che dopo vado a comprare la box maledetta del Deep Web così da bloccare Follettina Creation. Nel dubbio, amen. Onestamente non so nemmeno cosa dire. Un giorno stavo guardando con mio cugino di 7 anni esperienze paranormali di Gianmarco Zagato e poi mio cugino si è cagato e pisciato, poverino. Oh, mi dispiace. Mi sono preso una cotta pazzesca per Gianmarco Zagato, giuro. Non mi sono mai innamorata a questi livelli di qualcuno, neanche di attori famosi. Una volta l'ho visto in centro e volevo andare a salutarlo, oh mio Dio. Solo che era al telefono e non volevo disturbarlo. Mi sono vista tutti i suoi video dal primo all'ultimo e ora sto ricominciando, madonna che ansia. Non mi è mai successa una cosa del genere e sono in fissa. Nei commenti c'è... Acidebola, quanto ti capisco. Anch'io sono innamorata a livelli estremi di lui, ma bitch, cosa possiamo farci? Certo, cara mia. Se non fosse tutto rifatto, voglio vedere come te la prendevi la cotta per lui. Sto male. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto ridere. Se vi va, giù in infobox vi ho messo un link con un modulo Google. Lì potete entrare, scrivere il vostro segreto in completo non minimato. Scrivete i più dettagli possibili, più ricco è il segreto, più è dettagliato, più ci sarà la possibilità che andrà a finire in un mio prossimo video. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì alle 15, di sabato alle 10:30, in tutto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!